Buonasera, benvenuti. Come sapete, questo pomeriggio iniziamo un ciclo di incontri dedicati alla Prima Guerra Mondiale. L'occasione è ovviamente quella del prossimo centenario, siamo un po' in anticipo, ma insomma non di tanto, ma è che vogliamo arrivare preparati al centenario, appunto il centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, per il quale, come sapete, si preparano vari e diversi programmi di celebrazione della ricorrenza. La ragione per cui abbiamo iniziato questa serie di conferenze è duplice, cioè da un lato l'evidente volontà di affrontare la questione con un approccio che sia incentrato sulle fonti, non solo perché appunto la questione Prima Guerra Mondiale può essere ripensata proprio in occasione del centenario a partire da una documentazione che si è andata arricchendo nel corso degli ultimi decenni, ma anche perché lo sforzo vorrebbe essere quello di vedere se l'organizzazione che c'è stata tramandata dei depositi documentari ha in qualche modo condizionato l'interpretazione della Prima Guerra Mondiale e se appunto non si tratti anche di svolgere un ragionamento critico sul nesso che è intercorso tra lettura di questa vicenda e strutturazione del deposito documentario. L'altra ragione che ha spinto a lavorare in questa direzione è una ragione fortemente comparativa, la volontà di uscire da una lettura di questa vicenda della Prima Guerra Mondiale in termini strettamente nazionali, ma di vederla appunto alla luce non solo in una luce transnazionale, ma fortemente anche in una luce comparativa, cioè tenendo conto ciò che accade tra i vari paesi coinvolti nel conflitto all'interno dei due campi, ma complessivamente anche tra i due campi. Il fatto è, come è stato ormai chiarito dalla storiografia, che la Prima Guerra Mondiale costituisce un evento cruciale per l'età contemporanea. Non a caso alcuni studiosi individuano nella Prima Guerra Mondiale la nascita dell'età contemporanea, il titolo appunto di un celebre libro, La fine dell'antico regime, viene visto con l'inizio della età contemporanea. Dunque un'ulteriore spinta a comprendere questa vicenda è perché quella vicenda ha determinato per tanti aspetti gli svolgimenti successivi, svolgimenti di cui noi ancora oggi risentiamo le conseguenze. Dunque, il tipo di approccio appunto è un approccio che vuole essere non semplicemente ricordare questo evento cruciale, questo evento centrale per la storia contemporanea, ma ricordarlo sotto un'ottica particolare, che è quella delle fonti, dei documenti, dei depositi archivistici. Devo dire che questa impronta è stata fortemente voluta dall'iniziativa all'interno della quale il ciclo di conferenze si inserisce, e cioè il programma didattico EDU-ENARC, organizzato appunto come componente di quel progetto europeo ENARC, cioè della Rete Europea della Cooperazione Archivistica, un programma 2007-2013 che ha come obiettivo quello di favorire le conoscenze, le competenze in ambito archivistico e anche le buone pratiche archivistiche. Da questo punto di vista, questa iniziativa penso che avvii una collaborazione tra
il centro archivistico della scuola da poco istituito e il gruppo che ha avviato il progetto ENARC, che partecipa al progetto ENARC come via di approfondimento di questioni che ci interessano, che interessano entrambe queste due componenti della scuola. Per iniziare questo ciclo di conferenze ci soffermiamo sul caso, doverosamente credo ci soffermiamo sul caso italiano, la questione italiana, e a parlare del caso italiano abbiamo chiamato la professoressa Giovanna Procacci, che credo sia un nome noto proprio per il contributo che ha dato allo sviluppo degli studi sulla Prima Guerra Mondiale. Mi pare che da diverso tempo si sia concentrata sul riportare alla luce, quasi con un intento archeologico, se mi permetti, aspetti che erano stati dimenticati nello studio della Prima Guerra Mondiale, cioè proprio mentre spesso questa vicenda era stata vista con intenti celebrativi o anche ideologicamente polemici, appunto la professoressa Procacci si è sforzata di riportare alla luce momenti, aspetti, vicende che erano stati volutamente dimenticati nell'ambito della storia sociale della Prima Guerra Mondiale, cioè comportamenti popolari, prigionieri e soprattutto ultimamente lo sviluppo di quella legislazione repressiva che metteva in questione l'assetto dello Stato liberale, che proprio durante la Prima Guerra Mondiale ha cominciato a costruire quegli ordinamenti che poi hanno trovato nel fascismo il loro esito ulteriore. Accanto alla professoressa Procacci, per la parte appunto di storica, per una riflessione sulla storiografia italiana nei confronti della Prima Guerra Mondiale, abbiamo accanto a noi il dottor Nicola Fontana, che è archivista e bibliotecario presso il Museo Italiano della Guerra di Rovereto. Credo che lo sappiate tutti voi, è una delle istituzioni che da più tempo e con più cura hanno cercato di organizzare una corretta memoria della Prima Guerra Mondiale, allargando il più possibile lo spettro di documentazione da conservare. Cioè, mi pare che uno degli aspetti più significativi del museo sia stato lo sforzo di andare al di là della documentazione tradizionale, della documentazione scritta, per accedere a tutte le fonti possibili per conoscere la Prima Guerra Mondiale. Devo dire che da questo punto di vista il museo ci è riuscito perfettamente. Naturalmente Nicola Fontana non è solo un archivista, ma è anche uno studioso, in particolare un esperto della storia militare ausburgica e con particolare attenzione alle fortificazioni che vennero erette da parte appunto dell'esercito imperiale. Do subito la parola a Giovanna Procacci per la sua relazione, con un vivo ringraziamento per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti, mi scuso un po' per la voce fioca e spero però che mi sentiate bene. E dunque il tema che affronterò questa sera è così intitolato: i fondi dell'Archivio Centrale dello Stato sulla Prima Guerra Mondiale e le tendenze della storiografia italiana nell'ultimo cinquantennio. Dunque, quindi, quello che intendo fare è di fare all'inizio un excursus molto breve, perché i fondi naturalmente sono moltissimi e tutti o molti di essi potrebbero essere utili per una ricerca sulla Prima Guerra Mondiale, quindi indicarne i principali e vedere come questi fondi siano stati nei vari decenni usati, per passare poi a vedere come si è sviluppata la storiografia italiana, le varie tendenze della storiografia italiana, sia in rapporto ai fondi stessi dell'Archivio Centrale dello Stato, sia in rapporto però, e forse soprattutto, con le tendenze della politica del momento,
Devo dire che la storiografia italiana, più delle altre storiografie, ha risentito fortemente dei momenti politici e sociali che il paese attraversava. E quindi la sua storia, soprattutto la storia della Prima Guerra Mondiale, è strettamente collegata a questi momenti storici, e lo vedremo. Ora, intendo parlare appunto dell'ultimo cinquantennio perché questo coincide con l'apertura al pubblico delle sale dell'Archivio Centrale dello Stato posto all'Eur. L'Archivio Centrale dello Stato era, la sua origine, anzi in realtà era quella nel 1871, era stato creato subito dopo l'Unità d'Italia come archivio per contenere le carte pontificie. Poi era stato trasformato nel 1875 in archivio del Regno d'Italia. Nel 1953 finalmente era diventato archivio di Stato, però stava presso l'archivio di Stato di Roma. Solo nel 1960 era stato spostato all'archivio centrale, all'Eur, ed era stato aperto al pubblico. Non che prima non fosse stato aperto, nel senso che anche quando era presso l'archivio di Stato di Roma alcuni fondi erano visibili, anche se molto ristretti, e infatti erano uscite alcune pubblicazioni fondamentali come quella di Alberto Monticone del 1955 su Caporetto. Il grosso però degli studi è conseguente proprio all'apertura delle sale di lettura nel 1960, e quindi i primi studi appaiono, le pubblicazioni appaiono a partire dalla metà degli anni 60. Ecco perché quindi cinquantenario, centenario della Prima Guerra Mondiale, quasi cinquantenario della consultazione delle carte presso l'Archivio Centrale dello Stato. Ora le tendenze, parlo di tendenze storiografiche, io mi limiterò naturalmente ad alcuni accenni generali e che potranno apparire anche un po' forzati in un certo senso. Il tempo mi impedisce di scendere più nei particolari, non farò riferimenti a volumi particolari se non a dei volumi che hanno segnato necessariamente delle tappe, e quindi insomma vi prego di scusarmi se talora sembreranno che ci siano delle forzature, sono in parte dovute anche proprio a questa necessità di schematizzazione. Allora, quali sono i fondi che stanno dentro l'Archivio Centrale dello Stato? Una breve descrizione credo che sia necessaria in questa sede, in questo appunto, in questa occasione di descrizione e di ricognizione dei fondi. L'Archivio Centrale dello Stato, che è il fondo principale pubblico di fonti dello Stato esistente nel nostro Paese, conserva principalmente appunto le fonti dei ministeri e non solo, però, come vedremo. Però vi sono anche dei fondi non pubblici, ovvero delle carte private. Inizialmente, via via che vi erano all'apertura, vi erano delle carte degli uomini politici che le avevano consegnate prima di morire, quindi fino a quegli anni lì, e poi questo inizialmente, poi via via naturalmente ci sono stati dei nuovi lasciti. Chiunque può vedere l'inventario di queste carte private nel sito internet. Ora, il sito internet aiuta moltissimo. Ai tempi delle persone che nei primi anni 60 sono andate a consultare l'Archivio Centrale dello Stato, tra i quali ero io, non esisteva tutto questo. Ora è molto facilitata la ricerca. Quello che c'è in internet non è naturalmente un inventario completo, molti fondi non sono stati ordinati e quindi è soltanto il titolo, però insomma è di grande ausilio comunque. Quindi quali sono le carte private, che diciamo le principali degli uomini di Stato? Nitti, Orlando, Boselli, Salandra, Sonnino, cioè i riferimenti quindi che sto facendo alla Prima Guerra Mondiale. Vi è anche una raccolta fotografica. Questa raccolta fotografica può servire alla storia iconografica, è quella che poi, come vedremo, attualmente è una branca della storia che viene molto seguita. E questa raccolta fotografica riguarda, rispetto alla Prima Guerra Mondiale, riguardava prima soprattutto la parte industriale, era racchiusa nel fondo armi e munizioni, ma ora è stata arricchita recentemente di un nuovo fondo di 1200 foto che riguardano soprattutto il fronte, ma anche le retrovie. Sono soprattutto carte, dicevo prima, dei ministeri. Quindi tutti i ministeri
dello Stato italiano, via via che essi si formavano, o dei sottosegretariati naturalmente, e possiede anche l'Archivio Centrale dello Stato la carta di quello che è il Ministero della Guerra, poi diventerà il Ministero della Difesa. Non conserva però le carte riguardanti l'esercito, perché queste stanno presso l'Archivio di Stato, dello Stato Maggiore dell'Esercito o degli altri stati maggiori, cioè della Marina, dell'Aeronautica, poi c'è anche un archivio storico dell'Arma dei Carabinieri e uno del Genio. Altri archivi fondamentali che non sono, le cui carte quindi non stanno presso, che esistono e quindi le carte sono presso questi archivi e non presso l'Archivio Centrale dello Stato, sono quelle degli esteri. L'Archivio dell'Est ha un proprio archivo, così esiste un archivio storico della Camera dei Deputati e un archivio storico del Senato, oltre naturalmente all'archivio storico del Vaticano, archivio segreto Vaticano, che è stato recentemente, insomma non più tanto recentemente, ormai da una quindicina d'anni, aperto anche alle carte che riguardano la Prima Guerra Mondiale. I documenti sono consultabili dopo 50 anni, per regola, poi ci sono sempre le eccezioni, per cui sono stati visti anche documenti successivi, come pure alcuni documenti non sono stati visti, cioè precisamente alcuni documenti privati o personali, anche a volte per richiesta di chi ha passato il fondo, non si possono vedere nemmeno dopo 50 anni, però la regola normale in Italia è dei 50 anni. Però, ripeto, vi sono fortissime eccezioni. Però questa regola dei 50 anni vi fa capire perché a un certo punto negli anni 60 si sia proprio scatenata una folla di ricercatori che studiavano gli anni della Prima Guerra Mondiale del fascismo, perché erano esattamente i 50 anni necessari per poter consultare le carte. E infatti sono anni in cui l'Archivio di Stato era frequentato da persone come De Felice, il cui primo volume è del 65, quindi nei primissimi anni 60, grazie all'aiuto di un archivista interno che è stato determinante nella ricerca di De Felice, avendogli ritrovato quasi tutte le carte lui stesso, che era Mario Missori. Il libro di De Felice, il primo volume, viene costruito in quegli anni. C'erano persone come Charles Myer, che molti di voi conoscerà di nome, Adrian Littleton e poi altri storici, soprattutto stranieri, che venivano dalle università inglesi o americane per studiare la storia del fascismo, delle origini del fascismo, che erano appunto gli anni che si potevano studiare in quel periodo. Per la ricerca sulla Prima Guerra Mondiale, quali sono i fondi che sono i più adatti? Naturalmente i fondi sono moltissimi, mi limito quindi a quelli più importanti e anche più consultati. Il fondo più consistente è ovviamente, anzi questo in generale, non solo per la Prima Guerra Mondiale, ma in generale il fondo più consistente dell'Archivio Centrale dello Stato è quello di Polizia, cioè del Ministero degli Interni. All'interno di questo vi sono molti fondi specifici che, per quanto riguarda la Prima Guerra Mondiale, come sarà poi per la Seconda, un fondo è specificatamente chiamato Conflagrazione Europea, Prima Guerra Mondiale come Seconda Guerra Mondiale. E quindi questo fondo racchiude una serie di fascicoli che, con tanti argomenti diversi, riguardano tutto il periodo della Prima Guerra Mondiale. Questo naturalmente è il primo fondo che deve essere consultato per uno che vuole fare una ricerca sulla Prima Guerra Mondiale. Poi vi sono sempre all'interno del Ministero degli Interni delle quelle si chiamano categorie permanenti o annuali, cioè Divisione Generale Pubblica Sicurezza ad annos, oppure alcune permanenti che riguardano certi settori come la stampa, il settore F1, come le associazioni, il settore G1. Poi altri due fondi, sempre il Ministero degli Interni, fondamentali sono uno quello dell'Ufficio Centrale di Investigazione. Questo è l'Ufficio Centrale di Investigazione, questo è un istituto che viene creato nel 1916 e incomincia a funzionare nel 1917. Brevemente, per non stare troppo a dilungarmi su questo argomento, è quello che poi dopo sarà l'OVRA, cioè è il primo istituto di polizia politica. E quindi è un istituto che riporta tutti i risultati degli informatori, spesso infiltrati all'interno delle varie associazioni considerate sovversive, un partito socialista, insomma, però più o meno infiltrati dappertutto. E quindi è un fondo molto, molto interessante, anche se spesso non attendibile, perché molti di questi
spiri, chiamiamole, insomma, questi fiduciari, pur di ottenere uno stipendio, ingrossavano molto le notizie, quindi molte notizie sono esagerate, molti storici, anche molto recenti, si sono basati su queste notizie, dandole come oro colato, mentre invece non lo erano, come dimostrano, bisogna sempre confrontare i fondi diversi, i documenti diversi, erano notizie esagerate e spesso invece sono state prese per vere. Un altro fondo molto interessante è quello, fortunatamente tutto messo ora in internet, è il Casellario Politico Centrale, che è il fondo dove erano stati, questo è un altro fondo che era iniziato nel 1894, quando incominciarono le prime leggi speciali, quindi era un fondo dei in cui facevano le schede dei sovversivi e che viene ripreso, che poi quello che sarà anche nel dopoguerra, poi il sismi, si ritrovano a volte, in alcuni di questi fascicoli si trovano delle carte che sono rimaste lì, che sono degli anni 50, che significava che questo fondo che sarebbe dovuto scomparire col fascismo, in realtà non era scomparso per niente. E sono così fascicoli personali con fotografia, storia delle varie persone, vicende seguiti punto per punto. Insomma, naturalmente questo è interessante per quelli sovversivi, cioè tutti i socialisti e poi i comunisti, ma anche ci sono anche figure tipo Nitti, ecco, anche persone che poi erano semplicemente antifascisti. Altro fondo molto importante è la Presidenza del Consiglio, naturalmente tutti gli atti di gabinetto. Qui purtroppo, almeno non so se recentemente, ma non credo l'abbiano messo in ordine, c'è soltanto degli enormi quadernoni che vanno visti uno per uno e visti quali possono essere i temi interessanti. Un altro fondo è il Commissariato Generale per l'Assistenza Civile e la Propaganda Interna, come dice la parola, riguarda tutta la parte, diciamo, del consenso, cioè di come veniva organizzato il consenso, questo riguarda proprio la guerra, come veniva l'assistenza da parte delle varie associazioni, come queste erano fra di loro coordinate e così via. Infine il Ministero Armi e Munizioni, un fondo che è stato molto visto, ma non forse ancora a sufficienza, che riguardava tutto quell'istituto creato durante la guerra, che era appunto la mobilitazione industriale, faceva parte del Ministero Armi e Munizioni, che era un'organizzazione che regolava in mano ai militari, che organizzava tutta la produzione industriale. Era quindi disciplinata dai militari e quindi con una disciplina interna durissima, e gli operai erano militarizzati e tutta la gestione, tutte le aziende, tutte le controversie del lavoro, quelle che oggi si chiamano le relazioni industriali, venivano delegate ad organi stessi di questa mobilitazione industriale. Quindi si può studiare tutta questa organizzazione complessa che poi nell'ondata di liberismo del dopoguerra verrà distrutta, ma che poi sarà quella che in qualche modo un po' cercherà di ispirarsi il fascismo con le corporazioni, ma poi soprattutto nel secondo dopoguerra, finché è durato, l'incontro fra Stato, sindacati e imprenditori ha fatto rivivere. Poi, insomma, questo incontro, come si sa ultimamente, ha riguardato solo alcuni sindacati, ma è storia di oggi che non c'entra con questa relazione. Per ultimo, il Tribunale Militare, Supremo Militare. Il Tribunale, lo dice la parola, era il tribunale a cui andavano per ultima istanza alcune decisioni prese dai vari tribunali locali. Il Tribunale Supremo Militare è un fondo fondamentale per noi della storia contemporanea, non solo perché permetterà in seguito molte ricerche su diserzioni e su problemi riguardanti appunto i soldati al fronte, ma è, dal punto di vista delle fasi della storia contemporanea, quello che determina un passaggio repentino all'interno delle fasi delle interpretazioni della storia contemporanea, perché è a questo fondo che si rifà in particolare un autore, Alberto Monticone, che insieme a un altro che si chiamava Enzo Forcella pubblicano un libro che è una bomba praticamente all'interno delle acque chete riguardanti la memoria della Prima Guerra Mondiale, perché è una svolta nella interpretazione. Fino a quel momento, infatti, non era mai stata messa in dubbio la versione tradizionale patriottica della prima Guerra Mondiale, che era stata quella su cui si era fondato il fascismo e il cui mito fondatore era appunto quello non tanto del Risorgimento ma della Prima Guerra Mondiale. Maestà, aveva detto Mussolini a Vittorio Emanuele, vi presento nel 22, vi presento l'Italia di Vittorio Veneto.
L'interpretazione patriottica era del resto stata condivisa anche dagli esponenti della Resistenza, che hanno portato a contrapporre la prima guerra, cioè una guerra considerata guerra di popolo, alla seconda guerra fascista, non voluta dalla popolazione, mentre la prima invece si considerava guerra voluta dalla popolazione come guerra di popolo. Questo perché molti degli stessi resistenti, tra i quali il capo della Resistenza, Ferruccio Parri, erano stati proprio appartenenti a quel insieme di giovani ufficiali, interventisti e volontari che avevano partecipato con entusiasmo alla Prima Guerra Mondiale. Un giornale, il giornale toscano del CLN, del Comitato di Liberazione, ad esempio il 25 maggio del 1945, si rifà alla Prima Guerra Mondiale, cioè nel momento dell'anniversario, l'anniversario il trentennio dall'inizio della Prima Guerra Mondiale, parla di Prima Guerra Mondiale come guerra di difesa della causa della libertà dei popoli. Alla preparazione della Prima Guerra Mondiale occorre ritornare come ad una funzione purificatrice. Questo dice appunto l'autore Lebrun di un articolo di fondo su La Nazione del Popolo del 24 maggio 1945. Si dimentica naturalmente in questo tipo di adesione alla Prima Guerra Patriottica che in realtà questa guerra patriottica era stata, così come la seconda, fino a Caporetto, una guerra offensiva. Su questo si cala un velo. Questa eredità azionista nell'interpretazione della guerra spiega quindi il motivo per cui il paradigma della guerra di popolo seguiti nel dopoguerra a dominare non solo, come ovvio, l'opinione di destra, storiografica e politica, ma anche quella di ispirazione democratica. Nello stesso tempo, la storiografia direttamente legata al PC, nell'intento di evitare di sollevare qualsiasi polemica che potesse incrinare il patto di alleanza con le forze moderate, pur essendo l'erede di movimenti di opposizione durante e dopo la guerra, evitava argomenti che potessero coinvolgere anche il cosiddetto biennio rosso e le posizioni rivoluzionarie del PSI. Considerate che fino praticamente alla fine degli anni 60, a metà degli anni 60, la storiografia del PC evita sulle riviste del PC di parlare degli anni successivi all'inizio del secolo. Si arriva fino ai primi Giolitti, all'inizio dei Giolitti, ma di solito si ferma all'Ottocento, perché andare oltre erano argomenti spinosi su cui era meglio non innescare una polemica. La scelta della classe dirigente di non affrontare una revisione antifascista della società e della cultura italiana, scelta consolidata dall'avvento della guerra fredda e della formazione del blocco conservatore, condusse quindi ad inglobare nel bagaglio politico-culturale dell'Italia repubblicana la maggior parte dei miti patriottici del fascismo. La Grande Guerra veniva così assunta nel pantheon delle glorie nazionali. Pur con diverse sfumature, rientrava in questa interpretazione tradizionale un volume uscito in quegli anni, il primo volume sulle origini del fascismo di Vivarelli, che si rifaceva direttamente, come si rifarà poi nei volumi successivi, all'interpretazione della guerra e del dopoguerra degli interventisti democratici, e il volume sulla storia politica della Grande Guerra di Piero Melograni del 69, il primo del 67 e del 69. Due volumi che hanno segnato la storia di quel momento, perché erano due volumi di sintesi, due volumi però che proprio perché uscivano in anni ancora in cui l'archivio di Stato non era ancora stato del tutto vagliato e sondato, ignorano del tutto le fonti archivistiche, sono su fonti secondarie. E dunque il volume di Monticone e Forcella del 68 sul regime penale militare e sulle sentenze dei tribunali a iniziare a rovesciare la versione patriottica, almeno per quanto riguardava i miti militari. Il volume, fondato su dati ufficiali dei processi, forniva infatti una visione inconfutabile degli agghiaccianti metodi disciplinari al fronte e della spietatezza della giustizia militare nei confronti della disobbedienza dei soldati. Cadeva da una parte il crisma del buon governo e dall'altra il mito del fante obbediente e leale alla patria. Dalla guerra patriottica, intesa come fase di tregua sociale e di pacificazione nazionale, si passava alla definizione della guerra come momento di sopraffazione autoritaria e di coesione sociale forzata. Si tenga conto che il saggio di Forcella, che era
quello non fondato su documenti, ma che commentava invece le sentenze, era intitolato Apologia della paura. E quindi, al di là del fante valoroso che con la bandiera in mano si fa uccidere, dell'eroe, c'era invece l'uomo che aveva paura e che combatteva, ma preso dalla paura. Quindi, come capite, completamente il rovesciamento di un'iconografia, di una gloria iconografica nazionale. L'Archivio Centrale dello Stato, che le fonti che prima vi avevo descritti, offre anche però una documentazione che modifica fortemente l'interpretazione della guerra patriottica riguardo al fronte interno. Già in quegli anni, prima Vigezzi, uno storico milanese, pubblica una serie di resoconti. Venivano scoperti queste fonti, che naturalmente immediatamente si trovavano, venivano subito pubblicate da chi le trovava, sull'opinione dei prefetti nel 1914 e 1915, soprattutto nel 1915, interrogati da Salandra su quanto la popolazione italiana volesse la guerra. E la risposta di tutti i prefetti era che la popolazione italiana era interamente contraria alla guerra, salvo alcuni gruppi di studenti. L'altro era dei documenti pubblicati invece da Renzo De Felice, non nel suo volume ma separatamente, che riguardavano invece delle agitazioni che avevano scosso il paese nel 16 e nel 17, agitazioni delle campagne, e contava qualche centinaio di agitazioni. Quindi anche questo metteva in dubbio l'idea della patria tutta volta alla guerra, il secondo metteva in dubbio del paese tutto volto verso la guerra. Ma a questo punto siamo alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70 e inizia una nuova stagione politico-sociale negli anni 60 e negli anni 70, alla fine degli anni 60 e negli anni 70, contraddistinta dal pacifismo conseguente alla guerra del Vietnam, dalla contestazione studentesca e dagli scioperi operai. E questa stagione influenza notevolmente l'andamento degli studi e porta a rivedere criticamente tutta la storia d'Italia, quella della Prima Guerra Mondiale in particolare. L'analisi si estende quindi da Il fronte, libro di Monticone Forcella, a quella all'interno del paese. Via via, tra l'altro, resa più facile dai fonti archivistici che venivano resi disponibili. Non tutti all'inizio erano disponibili, perché non erano ordinati. Ricordo, per esempio, le carte Orlando e Nitti erano messe in una stanza, buttate in un angolo, e naturalmente non potevamo andarle a vedere, perché uno si poteva anche appropriare dei documenti. Si analizzano gli aspetti di modernità indotti dalla guerra, le nuove forme di organizzazione introdotte nella gestione dello Stato, il protagonismo popolare, quindi le risposte dal basso, il rapporto quindi Stato-masse. Si tende a capovolgere l'interpretazione tradizionale basata sul paradigma del consenso di tutta la popolazione alla guerra. Si sottolinea, al contrario, l'esistenza di un dissenso diffuso tenuto a bada al fronte e all'interno della disciplina militare, e perché anche all'interno i militari, sia nelle fabbriche che fuori dalle fabbriche, avevano possibilità di incidere, e una conflittualità espressa o latente in quanto impedita dalla legislazione eccezionale. Le ricerche si rivolgono quindi alle carte di polizia, alle carte appunto sulla mobilitazione industriale, sui tribunali, si indaga sulle condizioni di lavoro, sulle condizioni di vita, eccetera, sulle agitazioni naturalmente. Quindi dall'interpretazione del consenso e della solidarietà si passa, anche per quanto riguarda l'interno, a quella del dissenso e della conflittualità. Gli studi però naturalmente non sono così, diciamo, settari, si fanno anche studi sull'adesione patriottica e sulle cause dell'adesione patriottica, quindi si studia la propaganda, come l'adesione patriottica quindi sia mediata dagli strumenti a quel momento dello Stato soprattutto, ma anche dei privati, propaganda dei privati, e si studia anche l'adesione spontanea dei ceti medi, quindi quella mobilitazione civile, dicevo prima, il fondo della mobilitazione civile come fondo fondamentale dell'archivio dello Stato, quindi mobilitazione dei ceti medi, mobilitazione, assistenza, propaganda, eccetera, raggruppamenti, soprattutto donne che partecipano, delle classi medie che partecipano a questa opera di assistenza e propaganda.
Conclusa però la fase del fermento sociale ideologico degli anni 60 e 70, si apre un nuovo periodo, quello degli anni 80, caratterizzato da un riflusso politico. La tensione storiografica tende a abbandonare lo studio della conflittualità per spostarsi sul privato e sulla soggettività. Influiscono in tal senso anche gli scritti di due autori importanti, Fassel e Lead, due autori di lingua inglese che avevano studiato sia la memoria di guerra, sia i traumi di guerra e l'irrazionalità legata alla guerra. Si apre quindi un nuovo campo di indagine, quello degli effetti della guerra sulla coscienza degli individui, sui traumi psichici, sui mutamenti della mentalità collettiva. Contemporaneamente iniziano ad uscire in questi anni numerose pubblicazioni di epistolari, di memorie, di diari, di testimonianze. Ma l'attenzione si svolgeva anche ad altri aspetti, ai manifesti, alle cartoline, alle foto, ai film, oppure alle memorie, monumenti, lapidi, a oggetti di arte popolare, quella forma di banalizzazione della guerra, per usare un termine usato dal grande storico tedesco-americano Moss. Proseguivano però anche le ricerche sulla condotta della classe dirigente e sul rapporto tra potere civile e potere militare. In questo contesto si inseriva la ricostruzione delle vicende dei prigionieri italiani in Austria e in Germania, la descrizione della vita in trincea e nelle retrovie, l'analisi delle forme di coercizione e di rifiuto nell'esercito, diserzione, follia, sulle forme di sacralità e sulle attese millenaristiche diffuse nella popolazione. Parlo in particolare degli studi, in questo caso, di Gentile. Pur essendosi evoluta l'interpretazione generale della guerra, da tutti ormai considerata una guerra voluta solo da minoranze e contemporaneamente però una grande comune esperienza collettiva, rimaneva tuttavia sotterranea una divisione tra chi individuava nelle memorie, nelle lettere e nei diari la cosiddetta scrittura popolare prevalenti elementi di unità e chi invece sottolineava le fratture e gli effetti devastanti della guerra. Una divisione, come vedremo, in seguito si renderà ancora più manifesta. Infatti la distinzione fra le due interpretazioni si fece più netta alla fine degli anni 90, anni segnati dalla caduta del muro di Berlino, dalla guerra del Golfo e dalla disintegrazione dell'Jugoslavia. Il nuovo equilibrio conseguente alla caduta del muro e il presentarsi dei conflitti balcanici davano infatti nuovo vigore alla discussione sui caratteri della guerra, guerra giusta, e sui fenomeni di legittimazione e delegittimazione da esse prodotti, facendo convergere gli interessi su temi legati ai processi del nation building e di formazione dell'identità nazionale. Le problematiche nazionali venivano rese di attualità anche dallo sviluppo di particolarismi, la fortuna in Italia della Lega, e dall'emergere di identità sovranazionali, il compimento dell'unità europea, che sollecitavano gli storici a riflettere su cosa avesse significato la guerra 15-18 per gli italiani, e se si fosse già allora realizzata una nazionalizzazione delle masse, oppure se questa si fosse compiuta con il fascismo, o infine se solo con la resistenza l'Italia avesse costruito la propria identità. Contemporaneamente con l'avvento del regime berlusconiano, l'obiettivo di procedere allo sdoganamento della destra al governo portava da una parte ad attaccare la resistenza alle forze della sinistra che ad essa si rifacevano, il sangue dei vinti di Pansa. Dall'altra a proclamare la necessità di una revisione dell'intero passato e di una riconciliazione nazionale, posizione del resto condivisa anche da alcuni esponenti di rilievo della sinistra post-comunista, desiderosa di evitare dopo l'89 ogni riflessione sul passato proprio e altrui, e ricordo solo la frase «i ragazzi di Salò» di Violante. In questo clima culturale si acuiscono le differenze interpretative riguardo alla Prima Guerra Mondiale. Per la destra la Prima Guerra Mondiale è l'elemento fondante dell'identità nazionale. L'opposizione alla guerra, secondo la destra, era stata manovrata dai socialisti e alla loro violenza verbale era da attribuirsi la campagna antidisfattista degli interventisti che segnò tutti gli anni di guerra. E sempre alle violenze del Partito Socialista veniva attribuita
la nascita della reazione fascista, quindi non violenza fascista come violenza iniziale, ma violenza socialista e reazione violenza fascista. Questa è per esempio la linea di Vivarelli, anche nell'ultimo volume. Come scrive invece, e come scrive appunto Galli della Loggia, nel giornale della destra, Storia in rete nel 2009, in un articolo da significativo titolo riferito al dopoguerra, l'occasione perduta, la guerra fu l'epopea del popolo italiano, poiché il popolo italiano e l'esercito, che dopo Caporetto divenne finalmente il suo esercito, la loro guerra la vinsero, dando prova che una vera compagine nazionale ormai esisteva, che gli italiani, tanto a lungo vagheggiati, finalmente c'erano. I contrasti politici e le utopie rivoluzionarie del dopoguerra avrebbero distrutto, secondo l'autore, l'occasione unitaria. Il resto della storiografia, cioè non di destra, si divideva. Quella portata sempre a sottolineare i conflitti e le fratture insisteva sulla incapacità governativa nel far fronte alle necessità del Paese. Se l'accresciuta repressione interna aveva mascherato il malcontento e l'avversione verso lo Stato e la guerra, questi sentimenti tuttavia esistevano e si erano aggravati dopo Caporetto, come attestavano fonti d'archivio, ed erano esplosi nel dopoguerra, sicché l'identità nazionale si era costituita su questa scissione, una specie di nazionalizzazione del dissenso, destinata a proseguire nel dopoguerra e risolta dalla classe dirigente con la repressione e con l'ausilio di corpi franchi, i fasci. In mezzo a queste due opposte posizioni stava la storiografia ispirata da concezioni democratiche, ma in polemico con la visione conflittuale della guerra e del dopoguerra. Questa tendeva invece a fare proprie le interpretazioni unitarie, anche per espressa polemica contro le versioni falsificate e le mire secessioniste della Lega, come dirà Isninghi. In particolare si insisteva sul consenso dopo Caporetto, in questo caso Isninghi, o sulla capacità di dar vita a un sentimento di appartenenza nazionale dell'esperienza di trincea e della collegata esperienza di scrittura, in questo caso Gibelli. Erano tesi certamente di timbro e di contenuto diverso da quelle prettamente ideologiche avanzate dalla destra, ma sempre basate su fondi non fattuali, non archivistici, letterari o diaristici. Cioè, non fattuali, diaristici o letterari, diversi da quelli archivistici. Tornando infine alla storiografia degli ultimi anni, le guerre e le atrocità connesse ad esse portano anche a riflettere sulla violenza sui civili e sui fenomeni che anticipano gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, ovvero sui caratteri della guerra totale, sui genocidi, sui diritti umani, sui campi di concentramento, sugli stupri come forma di sopraffazione organizzata. Si dedica quindi maggiore attenzione alla visione internazionale e si attuano delle comparazioni. In questo caso, naturalmente, le fonti di archivio servono solo per quanto riguarda le fonti, la storia d'Italia. Gli studi, in larga parte pionieristici, hanno avuto per oggetto le stragi sul fronte occidentale, soprattutto su quello orientale, i profughi, in questo caso invece sono state ampiamente utilizzate le fonti archivistiche, i morti per fame, le violenze e gli stupri nelle zone occupate, anche qui studi archivistici, in Italia dopo Caporetto, e gli altri orrori della guerra, come i corpi mutilati dei militari, Barbara Bracco in questo caso. Lo stimolo agli studi sulla violenza dei civili è venuto dall'estero. Annette Becker e Audouin Rousseau, della scuola di Peronne, hanno scritto degli studi appunto sulle violenze attuate nei confronti dei civili nelle zone di occupazione, in particolare sul Belgio. Ma la scuola di Peronne, per opera della stessa Becker e soprattutto di Audouin Rousseau, ha però inaugurato anche un filone interpretativo destinato a larga e forse, a mio parere, eccessiva fortuna, quella della cultura di guerra, ovvero degli effetti della violenza e della brutalizzazione, termine ripreso da un volume di Moss sulle prime guerre mondiali, George Moss, già nominato, quindi sugli effetti della violenza e della brutalizzazione, sui sentimenti della popolazione e sul suo immaginario. Studi quindi non tanto sulla brutalizzazione, ma quanto sugli effetti.
studi che concludono, riguardo alla Francia, che la violenza contro il nemico e anche contro quello nemico esterno e anche contro quello interno era frutto dell'amor patrio e del consenso alla causa. In genere, riguardo all'Europa, si conclude che la cultura di guerra, introiettata dai soldati e dalla popolazione, aveva dato vita a una nuova mentalità collettiva adusa alla brutalizzazione, diretta responsabile quindi di ciò che avverrà poi negli anni 30, ovvero diretta responsabile dell'Olocausto. E questa, io l'ho forse un po' abbreviata e quindi anche estremizzata, comunque è una tesi sufficientemente estrema, cioè che il consenso vi fosse intanto un consenso così vasto per creare questo odio verso il nemico e che poi questo odio del nemico avesse creato questa condizione di brutalizzazione che poi portava, introiettata come era, agli orrori del nazismo. E sono delle tesi appunto estreme che in parte sono state riprese anche da uno storico italiano, Enzo Traverso, però in un modo molto più meditato, con maggiore profondità, individuando dei caratteri invece di legame tra la prima guerra mondiale e il totalitarismo, e sono studi di notevole interesse. Comunque, a parte queste considerazioni che non si possono qui altro che accennare, questo filone interpretativo privilegia rispetto alle vicende politiche, economiche e sociali, ovvero ai fatti, la cultura, ovvero la rappresentazione dei fatti stessi. Questa tendenza storiografica ha avuto fortuna anche in Italia, dove però, più che indagare sul consenso dei soldati, come in Francia, la storia culturale si è tradotta essenzialmente in un più vasto interesse per la trascrizione letteraria e la memorialistica, ma anche sulle formule capaci di trascinare le masse, come la lotta ai nemici interni o le forme di violenza indotta dalle formule stesse già durante la guerra e poi con il fascismo, tendo gli studi ad esempio di Albanese o di Ventrone. Peraltro, negli ultimi anni, la pubblicazione di maggior rilievo di storia culturale riguardante la Prima Guerra Mondiale è stata rappresentata da un volume in due tomi che raccoglie brevi voci. Il volume è Gli italiani in guerra, conflitti, identità, memoria del risorgimento ai nostri giorni. Per la Prima Guerra Mondiale, il volume che riguarda la Prima Guerra Mondiale, Uomini e luoghi del 15-18. Il volume si muove esplicitamente all'interno dei topoi della storia culturale. Suo obiettivo, infatti, come si dice nell'introduzione da parte del curatore e ispiratore dell'opera, Mario Esninghi, è approfondire la percezione e la rappresentazione della guerra, indagare i miti e quindi la dimensione mentale dei contemporanei, insistere sulla soggettività come scelta di metodo, sulla memoria. I due volumi, che coprono quasi 1200 pagine, sorvolano sulla storia economica e sociale, la riflessione cioè sul paese reale in guerra. Al fronte interno, che si suddivide in paragrafi riguardanti le estraneità delle masse, la legislazione di guerra, il movimento cattolico, il sistema produttivo e i socialisti, sono state riservate 8 pagine. Sulle quasi 600 del primo tomo, all'economia e alla condizione operaia, 8 pagine sulle 600 del secondo tomo. I volumi offrono comunque molti utili contributi di storia letteraria, culturale e politica, numerosi medaglioni e un positivo approfondimento settoriale di luoghi ed eventi, ma il lettore alla fine deve confrontarsi con una rappresentazione parcellizzata e filtrata della realtà bellica, che poco ha a che fare con quell'evento immane, traumatico e totale che fu la Grande Guerra. Tra un anno inizierà la commemorazione della Grande Guerra, nel 1915 quella italiana. Si augura che questo anniversario sia celebrato diversamente dalle ricorrenze del passato. Nel 1998, l'Italia fu l'unica nazione che evitò di riconoscere le colpe dei comandi supremi e di ridare onore ai fucilati della Grande Guerra, molti fucilati in seguito alla decimazione, cioè una scelta casuale 1 su 10. Nel 2008, in occasione dell'anniversario 4 novembre della vittoria di Vittorio Veneto, il ministro Gelmini decide di far commemorare la data nelle scuole non dagli storici, bensì da esponenti dell'esercito. Le molte iniziative previste dalla Commissione della Presidenza del Consiglio oggi produrranno certamente notevoli risultati. Dispiace solo che la maggior parte di esse siano state, almeno fino ad oggi, affidate ancora una volta agli organi direttamente dipendenti
dal Ministero della Difesa. Grazie. Bene, grazie Giovanna, è un panorama molto ampio e ricco quello che ci hai fornito delle tendenze che hanno caratterizzato la storiografia sulla Prima Guerra Mondiale, con le ultime appendici che ci toccano evidentemente molto da vicino nella preparazione inevitabile che ci sarà delle modalità di ricordare, celebrare questa ricorrenza. Do ora la parola a Nicola Fontana, che affronta l'argomento dal punto di vista dell'archivista. Grazie. È mio desiderio innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questa interessante iniziativa e ringraziare voi per essere giunti qui per assistere all'incontro di oggi. In quanto responsabile dell'archivio e della biblioteca del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, mi è stato chiesto di parlare dei nostri fondi archivistici e quindi del supporto scientifico che la nostra istituzione può offrire agli studiosi e in senso più ampio ai cultori e agli appassionati di storia militare, che certo coglieranno l'occasione del centenario per intensificare ed ampliare le ricerche sul primo conflitto mondiale. Tra l'altro comunque cercherò di dare in questa mia relazione una rappresentazione dell'archivio a tutto tondo, comprendendo non solo i fondi archivistici relativi al primo conflitto mondiale, ma anche altri, per dare appunto un'idea più completa di quanto il nostro archivio può offrire. Per adempiere al meglio comunque a questo compito, mi sembra sia indispensabile partire da un breve profilo storico-istituzionale. Il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto nasce il 23 agosto del 1920, quando un comitato promotore, costituito da Don Antonio Rossaro, Giuseppe Chini e Giovanni Malfer, ne deliberò la fondazione quale monumento nazionale, in cui far confluire non solo i cimeli di storia patria atti a testimoniare il martirio del Trentino sotto il dominio asburgico, ma soprattutto i ricordi della appena cessata guerra mondiale. In proposito scrisse alcuni anni dopo il primo presidente del museo, Antonio Pischel. Molti di noi, fin dal principio della guerra, incominciarono la raccolta dei documenti e dei ricordi col pensiero di destinarli un giorno ad essere patrimonio comune di memorie, come comune era allora la sofferenza e la grande speranza. Parecchi di noi, che avemmo la fortuna e l'onore di passare il vigilato confine per scendere fra gli altri fratelli d'Italia a compiere assieme con essi il nostro dovere italiano di guerra, ci prendemmo il lusso, nei momenti del riposo, anche sui declivi del Monte Baldo e dello Zugna, di fronte alla cara città preclusa, di accarezzare e di discutere fra noi questo piccolo sogno post-bellico di un museo delle memorie della nostra terra liberata. Parecchi di noi incominciarono fin da allora a mettere da parte il materiale che avrebbe potuto servire per questa pubblica collezione. Ma più notevole e più significativo è il fatto che pressappoco, uguale intenzione e preparazione, siano state coltivate da molti di quei nostri concittadini che ebbero la sorte più dura di dover trascorrere quei tremendi 42 mesi nell'esilio oltralpe, sotto l'assidua vigilanza nemica, nei campi di concentrazione o nel forzato servizio militare e civile austriaco, con alle spalle lo spettro permanente del facile e naturale sospetto nemico. Quando nei mesi successivi all'armistizio, un po' alla volta, reduci da ogni parte, potemmo finalmente ritrovarci ancora riuniti nella nostra città, fu la persistenza di queste numerose adesioni morali e di decine di piccole collezioni private che diede adito ed aiuto a tradurre presto in realtà una idea che così variamente e lungamente era stata maturata. Ecco, è importante sottolineare a questo punto almeno tre peculiarità di questa iniziativa. In primo luogo, il museo non sorse per decisione del potere politico, del potere pubblico, né dello Stato o del municipio, ma fu piuttosto il frutto dell'autonoma iniziativa di un gruppo di cittadini, legati certo da una comune presa di posizione anti-austriaca nell'appena cessato conflitto,
ma anche da una comune sensibilità verso la promozione della memoria della guerra patriottica, quale tappa conclusiva del processo di unità nazionale avviato nel Risorgimento. Al tempo stesso la piccola cerchia dei promotori del museo si presentava alquanto eterogenea. Antonio Pischel, già personalità di spicco del Partito Socialista Trentino, era stato amico di Cesare Battisti e nel conflitto aveva prestato servizio nell'ufficio informazioni della Prima Armata di Verona. Giuseppe Chini era un funzionario municipale, cultore di storia patria, internato a Katzenau per i suoi sentimenti nazionali italiani. Giovanni Malfer era un collezionista d'armi riparato a Firenze durante la guerra. Ed infine Don Antonio Rossaro, sacerdote roveretano di accesi sentimenti nazionalisti italiani, fondatore nel 1917 a Rovigo della rivista Alba Trentina, rivista impegnata sul fronte della memoria della guerra e in particolare dei trentini in guerra. Nel dopoguerra Rossaro mostrerà tra l'altro un non comune talento per le ritualità patriottiche e sarà promotore della Campana dei Caduti inaugurata nel 1925. In secondo luogo va sottolineata la volontà, per non dire l'ambizione, manifestata sin dall'inizio, di creare un luogo della memoria proiettato ben al di là dei confini municipali e regionali, capace cioè di proporsi a livello nazionale. Del resto Rovereto si prestava a questo scopo in quanto città direttamente interessata dalle operazioni belliche, la cui popolazione aveva vissuto un'esperienza comune a molte altre località trentine ed adriatiche. Fu cioè dispersa fra soldati inviati al fronte con la Russia, tra fuoriusciti nel Regno d'Italia, tra internati in Austria per i loro sentimenti filo-italiani, tra profughi allontanati dalle loro case. Quella del museo fu un'ambizione che trovò in qualche modo ufficiale riconoscimento con la partecipazione del Re d'Italia all'inaugurazione delle prime sale nel castello di Rovereto, il 21 ottobre del 1921. In terzo luogo, il museo mantenne a lungo un carattere per così dire militante, che al di là di ogni messaggio pacificatore e di universale testimoniato dalla presenza nel castello della Campana dei Caduti, non rinunciò attraverso i suoi allestimenti ad enfatizzare la bontà della causa italiana e delle potenze dell'intesa contrapposta alla disumanità e alle violenze commesse dalle potenze centrali, né rinunciò a farsi strumento della guerra dei monumenti lanciata da Ettore Tolomei in Alto Adige, come anche della propaganda a favore delle guerre del fascismo, e qui mi riferisco all'apertura delle sale coloniali nel 1929 e al progetto poi mai compiuto della Sala Spagna nel 1939. Ecco, lo statuto del 1929 stabiliva infatti che il museo doveva occuparsi sì del primo conflitto mondiale, ma anche di ogni altra guerra nazionale e della nostra azione militare nelle colonie. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il museo cercò faticosamente di costruirsi una nuova identità, riordinando ed in parte anche ampliando i propri allestimenti e rimanendo in bilico tra un museo storico intento a documentare la guerra nella sua evoluzione secolare, nei suoi diversi aspetti, ed un museo tecnico delle armi, vicino al modello dei musei militari. Entrato a far parte delle istituzioni culturali soggetti a tutela della provincia autonoma di Trento nel 1981, gli scopi istituzionali furono finalmente precisati negli anni 90 del Novecento, in generale nel creare un centro di cultura nel campo della storia e della tecnica in relazione ai fenomeni guerreschi, in particolare nella raccolta e studio di materiali riferiti ad avvenimenti bellici o alla storia militare, nella promozione e pubblicazione di studi, nella diffusione della conoscenza degli effetti dei conflitti delle armi a fini educativi e pacifici, nel supporto didattico offerto alle scuole, infine nella collaborazione con le istituzioni statali ed altri enti pubblici o privati attivi in ambiti affini. Con questo passaggio, cui è seguito una revisione degli allestimenti, venne assegnato particolare rilievo alla ricerca storica, in particolare sulla Prima Guerra Mondiale, sotto tutti i profili culturali e disciplinari, come pure al sostegno alle attività delle scuole, anche attraverso proprie proposte e sollecitazioni di carattere didattico e divulgativo. Più recentemente il museo ha assunto il carattere di organizzazione non lucrativa di utilità sociale,
con carattere di centro di cultura nel campo della storia e della tecnica in relazione ai fenomeni bellici. Ma veniamo appunto all'archivio. Si è visto come il museo appunto sia nato per iniziativa di un piccolo comitato di cittadini. Ed anche l'intero corpo delle collezioni, la raccolta di libri, di periodici, di documenti, si realizzò fin dal principio, per così dire, dal basso, attraverso il concorso di singoli cittadini con versamenti piccoli e grandi in materiali e anche attraverso la collaborazione diretta di enti militari o civili, piuttosto che sulla base di un autonomo disegno e di costruzione del proprio patrimonio. Progrediva con una certa casualità, quindi senza seguire un piano preciso e coerente, se non quello di raccogliere e conservare tutti gli elementi guerreschi, tutti i documenti del patriottismo, e infine finì con lo scontrarsi con la realtà dei limiti di spazio e delle risorse umane e finanziarie del tutto incompatibili con l'ambizioso progetto di proporre il museo non solo quale luogo delle memorie dell'appena cessato conflitto, ma anche quale centro di studio e di ricerca. Eppure, nonostante i limiti e le oggettive difficoltà materiali, l'idea di una biblioteca archivio, come venne chiamata allora, non fece fatica a concretizzarsi grazie alla spinta propulsiva data dai primi versamenti compiuti dai soci e dai collaboratori. Il riscontro fu dunque incoraggiante, anche grazie al proficuo rapporto di collaborazione con molte prestigiose biblioteche nazionali italiane, nonché con l'ufficio storico dello Stato Maggiore del Regio Esercito Italiano, per quanto si debba ribadire che la possibilità di incremento continuò a dipendere quasi esclusivamente dalla disponibilità di privati, molti dei quali reduci, editori, pubblicisti e collezionisti. Anche per la parte propriamente d'archivio, la raccolta si realizzò in maniera casuale. Il materiale presentava per lo più carattere di frammento e poteva essere distinto in due grandi categorie. Da una parte i resti di alcuni archivi militari austro-ungarici abbandonati sul posto durante la ritirata del novembre 1918, dall'altra ricordi donati da singoli soggetti privati e tutti riconducibili alla personale esperienza della Prima Guerra Mondiale. Si tratta in quest'ultimo caso non solo di diari, pochi nei primi anni di vita del museo, e di piccoli nuclei epistolari, ma anche di semplici carte prodotte sia da autorità civili che militari, che però bastavano a documentare ciascuna uno specifico aspetto della guerra, dalle carte di richiamo alla leva in massa al foglio di congedo, dall'ordine di evacuazione delle località trentine di confine alle cartoline ricevute dal fronte, dai provvedimenti disciplinari alle carte relative al periodo trascorso in un campo profughi o di prigionia, da ufficiali e graduati del Regio Esercito Italiano e del disciolto Esercito Austro-Ungarico giungevano talvolta anche documenti relativi alle operazioni militari. E poi cartoline e fotografie scattate al fronte o nelle retrovie, moltissime, tanto che la sezione iconografica raggiunse nel 1928 una consistenza di 5.000 unità. Furono probabilmente l'assenza di un piano coerente di incremento delle collezioni, la carenza di spazio e la difficoltà nel curare costantemente l'attività della biblioteca e dell'archivio a scoraggiare l'acquisizione di fondi archivistici organici complessi. Ci furono però due eccezioni: l'archivio del Comitato Promutilati di Padova, offerto verso la fine del 1932, e l'archivio della famiglia Filzi, versato nel 1935. Al principio degli anni 30 si cercò di organizzare il tanto ricco quanto eterogeneo corpo della biblioteca archivio all'interno di una struttura definita in 8 sezioni. I volumi e gli opuscoli a stampa trovarono spazio negli scaffali della biblioteca a fianco delle cartelle in cui erano raccolti documenti d'archivio, senza che operasse alcuna distinzione tra volumi e documenti. Una segnatura di tipo alfanumerico individuava ciascuna unità in base alla collocazione fisica all'interno degli armadi. Per l'accesso ai materiali venne approntato anche uno schedario alfabetico. Nel dicembre del 1934 erano presenti 3.640 tra volumi opuscoli, 200 fogli volanti non catalogati, 5 periodici correnti, 960 manifesti di propaganda, 132 stampe, 48 disegni, 1.714 carte geografiche, 11.300 fotografie e cartoline, 136 fra lettere ed autografi.
Nel secondo conflitto mondiale, la biblioteca archivio risentì della difficile situazione in cui versava il museo, provato finanziariamente dalla drastica riduzione dell'afflusso turistico e delle sovvenzioni pubbliche e private, per cui in assenza di personale essa dovette rimanere chiusa. Nel 1944 l'archivio amministrativo, come pure documenti di libri considerati compromettenti, furono trasferiti in un locale sotterraneo ben murato per sottrarli a probabili requisizioni da parte delle autorità militari germaniche. Fu un duro colpo da cui la biblioteca archivio faticò a riprendersi. Nel dopoguerra le limitate risorse a disposizione del museo impedirono a lungo una sua piena riattivazione, anzi nel 1958 ne era stata esclusa la consultazione da parte di utenti esterni. Mentre la carenza di spazio e la difficoltà a far fronte al ritmo delle acquisizioni gettò l'intero complesso documentale nel più completo disordine. La svolta giunse negli anni Ottanta, dopo che il museo era entrato a far parte delle istituzioni culturali soggette a tutela della provincia autonoma di Trento. Solo allora si crearono i presupposti perché l'archivio e la biblioteca venissero opportunamente valorizzate in un museo che riscopriva allora l'antica ambizione di proporsi anche come luogo di studi e di ricerche. Il primo passo in questa direzione venne compiuto con la riorganizzazione della biblioteca in sezioni tematiche e con la schedatura dei volumi, cui seguì la sistemazione dei manoscritti e dell'emeroteca realizzata tra il 1988 ed il 1993 da Fabrizio Rasera. Il lavoro, complicato dallo stato di estremo disordine delle carte e delle collezioni di periodici sparsi fra i diversi ambienti del castello, fu di importanza fondamentale, non solo perché decise l'articolazione della eterogenea ma indefinita realtà della biblioteca archivio in sezioni autonome, distinguendo il complesso bibliografico dei volumi e degli opuscoli dai periodici e dall'archivio storico, gettando inoltre le basi per la costituzione dell'archivio fotografico, ma anche perché impedì la dispersione della costellazione di piccoli nuclei cartacei che furono aggregati in fondi tematici. Per i 40 fondi archivistici così creati e riordinati, venne predisposto uno schedario alfabetico con descritte le singole unità di ciascun fondo. Un primo bilancio del lavoro fu rappresentato nel 1992 dalla pubblicazione della Guida all'Emeroteca. A partire dagli anni 90, l'archivio storico del museo ha assunto sempre più carattere di centro di documentazione, non più solo sul primo conflitto mondiale, bensì aperto a diversi aspetti della storia militare del XIX e XX secolo. Fra i progetti promossi nel corso di quel decennio, va ricordato il recupero di documenti e di memorie relative alle forze armate della Repubblica Sociale Italiana, in particolare relative alla 10ª Flottiglia MAS, e la creazione di un archivio delle fortificazioni dell'età contemporanea lungo la fascia alpina. Nel frattempo venne raggiunto l'obiettivo di garantire agli utenti del museo un accesso ai fondi archivistici con l'assunzione di due archivisti, uno per l'archivio storico, la biblioteca e l'emeroteca, ed un altro per l'archivio fotografico. Negli ultimi anni è stato perseguito l'obiettivo di una sempre maggiore valorizzazione del patrimonio storico-documentale e di una sua fruizione da parte di un pubblico sempre più ampio. Mentre la biblioteca è stata integrata nel sistema informatico del catalogo bibliografico trentino, l'archivio storico, dichiarato nel 2005 di interesse storico particolarmente importante dalla Soprintendenza per i beni archivistici di Trento, è stato interessato da un lavoro di profonda revisione della sua struttura, da operazioni di schedatura di alcune raccolte e dal riordino e l'inventariazione di alcuni fondi archivistici, resi possibili anche grazie ad un rapporto di collaborazione con l'Università degli Studi di Trento e dai progetti finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento di Rovereto. Ecco, venendo più nel dettaglio sul nostro patrimonio, devo premettere che tra il 2001 e il 2008 l'intero patrimonio documentario del museo, che come accennato negli anni 90 era stato distribuito in fondi tematici, è stato sottoposto ad un attento lavoro di revisione, basato sull'analisi dei registri dei versamenti, quindi seguendo il principio di provenienza, nel rispetto del vincolo archivistico. Ciò ha consentito l'individuazione di nuclei archivistici autonomi, precedentemente mescolati ad altri, e l'organizzazione dei nuovi fondi così creati in 10 gruppi tipologici, nei quali naturalmente vengono accolte anche le recenti acquisizioni. Attualmente il patrimonio archivistico del museo consiste in circa 200 fondi archivistici.
Il gruppo archivi di persona comprende gli archivi personali di reduci dei due conflitti mondiali, ma vi sono anche, in misura minore, documenti di ex combattenti delle campagne napoleoniche del Risorgimento. Si tratta di carteggi, diari, carte personali, fotografie donate al museo non solo da soldati semplici, ma anche da ufficiali di carriera e di complemento, in qualche caso anche da donne impegnate in opere assistenziali. Da ricordare sono in particolare le carte del generale Tullio Marchetti, relative all'attività dell'ufficio informazioni della prima armata di Verona, che include carteggi, relazioni ed una vasta raccolta di volantini di propaganda. L'archivio di Dante Gasperotto sui reduci fiumani e di Mario Gazzini, che conserva le importanti testimonianze sui prigionieri di guerra in Africa. Per la storia della tecnologia sono interessanti gli archivi di Luigi Scelzo, un pioniere dell'aeronautica militare italiana, e di Ugo Cerletti, meglio noto come inventore dell'elettroshock, ma che si era occupato anche della produzione di un proiettile d'artiglieria a scoppio di ferito. Non ci sono soltanto archivi di ex combattenti, naturalmente, ma anche di collezionisti e di studiosi, come ad esempio Alfredo Flucchini, un esperto di fortificazioni permanenti. Tra gli archivi di famiglia sono senz'altro da segnalare i fondi delle famiglie Filzi e Chiesa, interessanti in quanto costituiscono delle fonti per lo studio del processo di costruzione della memoria e del culto dei cosiddetti martiri trentini, Fabio Filzi e Damiano Chiesa in epoca fascista. Gli archivi di unità militari sono per lo più costituiti dalle carte prodotte da unità militari austro-ungariche ed italiane, prodotte appunto nel primo conflitto mondiale. In particolare vanno segnalati fondi relativi a unità di prigionieri russi in Trentino. Nel gruppo archivi di associazioni e di comitati sono inclusi gli archivi di associazioni combattentiste impegnate in attività assistenziali dei reduci e nella promozione della memoria dei due conflitti mondiali. Posso qui ricordare il Comitato Campana dei Caduti, appunto diretta da Don Antonio Rossaro, l'Associazione Fra Mutilati e Invalidi di Guerra di Rovereto, l'Associazione Ex Internati Militari in Germania di Rovereto, l'Associazione Combattenti Decima Flottiglia MAS, diretta da Iuno Valerio Borghese, la Federazione Ex Allievi Ufficiali della Guardia Nazionale Repubblicana, infine l'Archivio Storico Amministrativo del Museo. Attualmente del gruppo Archivi di Impresa fa parte soltanto il fondo prodotto dai cantieri navali Picchiotti, attivi prima a Limite sull'Arno e poi a Viareggio, che consiste in carteggio relativo alla condotta morale e politica degli operai e delle commesse per la Marina Militare Italiana. Il gruppo Archivi Tematici raccoglie il nucleo residuo dei fondi ordinati negli anni 90 del Novecento. Comprende fondi come quello dell'aviazione, colonie, Spagna, profughi e il fondo sulla propaganda, che comprende volantini di propaganda delle due guerre mondiali. Nelle raccolte sono conservate collezioni cartacee come l'archivio storico dell'armistizio, relativo appunto all'armistizio del novembre 1918, il fondo cartografico, 6.000 pezzi, le raccolte di figurine, di planimetrie, di manifesti, di cartoline, circa 20.000 pezzi. Fra le raccolte più importanti merita particolare menzione la raccolta di santini, libretti di preghiera di Luttini, appartenuta a Francesco Monterumisi, recentemente scomparso. Si tratta di circa 5.000 pezzi tra appunto santini e libretti di preghiera e Luttini. Appartengono al gruppo manoscritti le fonti soggettive come diari e memorie, attualmente circa 200 unità, epistolari, circa un centinaio di manoscritti, relativi ai due conflitti mondiali, ma anche va ricordata la raccolta di studi e di documenti miscellanei, circa 300 unità. Le raccolte audiovisive consistono nel fondo discografico, circa 100 unità, con dischi relativi a canti alpini, marce militari,
musica popolare trentina, con straordinarie registrazioni del 1911-1913, musica jazz americana incisa nel 1917 e nel fondo cinematografico Bini, comprendente filmati amatoriali prodotti tra gli anni 30 e gli anni 70. Nel gruppo, infine, archivi in coppia, sono inclusi riproduzioni parziali di fondi archivistici conservati presso istituti nazionali e stranieri. Segnalo, fra le altre cose, la disponibilità dei microfilm digitali del fondo Tiroler Sperren, relativo al sistema difensivo austro-ungarico tirolese, conservato presso l'archivio di Stato di Vienna, e del fondo Guerra Mondiale 1915-1918 dell'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio di Roma. Sono inoltre presenti copie di fondi archivistici relativi alle Forze Armate della Repubblica Sociale Italiana e conservati nell'Archivio Centrale dello Stato e nell'Ufficio Storico della Marina Militare di Roma. Per quanto concerne la biblioteca, con un patrimonio di oltre 35.000 unità tra volumi e opuscoli, stimato alla fine del 2012, rappresenta sul suolo nazionale un'importante raccolta di testi specificamente dedicati ai conflitti mondiali del Novecento, alla storia militare in generale, alla tecnologia bellica e ai diversi aspetti legati al tema della guerra, della cultura della pace. Conserva, tra le altre cose, alcune importanti cinquecentine dedicate all'arte della guerra. La biblioteca si presenta suddivisa in quattro sezioni. La prima raccoglie volumi ed opuscoli dedicati alla storia generale, ai conflitti del Novecento e della storia militare in suoi diversi aspetti, e comprende opere fondamentali come quella dell'esercito italiano nella Grande Guerra. Nella seconda sezione sono conservati per lo più manuali di istruzione in uso negli eserciti tra la fine 800 e la metà del Novecento, riguardanti l'addestramento delle varie armi, l'equipaggiamento delle truppe e l'organizzazione delle forze armate. Costituiscono la terza sezione volumi ed opuscoli riguardanti in generale la museografia, la storia dell'arte ed i cataloghi delle mostre, mentre la quarta raccoglie audiovisivi e documentazione su supporto digitale acquistati sul mercato editoriale. Si tratta di documentari e cinegiornali e lungometraggi sul tema bellico. È infine messa a disposizione degli utenti della biblioteca una piccola raccolta di tesi di laurea e di dottorato di argomento storico-militare o relative al museo. L'emeroteca conta oggi quasi 1.900 testate. Costituiscono il nucleo forte della raccolta numerosi giornali della Prima Guerra Mondiale, tra questo merita particolare menzione la raccolta dei giornali di trincea, la stampa del combattentismo, le riviste di cultura militare, riviste illustrate italiane e straniere e via dicendo. All'interno dell'emeroteca sono individuati dei nuclei di periodici diversi, raccolti in base a una precisa volontà documentale. È il caso della serie, purtroppo molto lacunosa, dei periodici coloniali e dei giornali fiumani. L'archivio fotografico. Costituito nel 1993 al termine delle operazioni di revisione e di riordino del cosiddetto fondo iconografico, che in realtà all'epoca era ancora una raccolta eterogenea tra cartoline, fotografie e ritagli di giornale, l'archivio fotografico del museo conserva attualmente un patrimonio di oltre 60.000 immagini originali, relative per lo più al primo conflitto mondiale, benché le foto relative alle guerre coloniali e al secondo conflitto mondiale costituiscono ormai una parte significativa dell'intero complesso documentale. Le fotografie sono conservate all'interno di 319 album, in gran parte tematici o dedicati ad una specifica area geografica, ma sono presenti anche alcuni fondi personali. Di questi, il più importante, sia da un punto di vista iconografico che archivistico, è costituito dall'ascito di Maurizio Rava, ufficiale del Regio Esercito Italiano nella Grande Guerra e più tardi personaggio di spicco del regime fascista. Era stato tra l'altro governatore della Somalia dal 31 al 35. Si tratta di 3.205 fotografie organizzate in 8 album scattate durante il primo conflitto mondiale e nell'immediato primo dopoguerra in diverse località del fronte italo-austriaco, nonché sulle coste dell'Istria e della Dalmazia. Altrettanto importante per ricchezza e valore storico è la raccolta di immagini relative all'87esima squadriglia Serenissima, formata dalle donazioni di alcuni piloti superstiti o dalle relative famiglie, tra cui Aldo Finzi, Antonio Locatelli e Michelangelo Zizzotti, nel quale prevalgono le fotografie aeree scattate per scopi operativi e propagandistici lungo le linee del fronte austro-italiano,
come pure sul fronte interno avversario. Esiste una sezione ricchissima di foto relative inoltre all'impiego dell'aviazione militare italiana nella guerra d'Etiopia e nella guerra di Spagna. Inoltre recentemente il museo ha acquisito la raccolta dello studioso Nino Arena, comprendente migliaia di immagini sulle forze armate della Repubblica Sociale Italiana. Ecco, dunque, concludendo, l'archivio storico, la biblioteca ed emeroteca, l'archivio fotografico sono aperti al pubblico negli orari di apertura del museo. L'archivio storico ha sede nel Palazzo dei Diamanti, in Via della Terra, mentre l'archivio fotografico è accolto negli edifici amministrativi del museo. L'accesso avviene previo appuntamento da concordare con i responsabili. In sala lettura sono ammessi a disposizione degli utenti gli inventari, gli strumenti di ricerca e comunque attraverso il sito www.museodellaguerra.it è possibile, accedere appunto ad una guida generale dell'archivio ed alcuni inventari in formato PDF e appunto e visionare un po' la descrizione del nostro complesso archivistico. Parte della documentazione dell'archivio fotografico inoltre consultabile dal sito trentinocultura.net e i volumi della biblioteca e le carte geografiche sono inseriti nel catalogo bibliografico trentino e una ricerca può essere effettuata sempre partendo dal sito del CBT biblioteche provincia.tn.it. Con questo ho concluso e vi ringrazio. Grazie molte. Abbiamo avuto la descrizione molto puntuale, molto precisa del quadro delle fonti disponibili e del modo con cui queste fonti si sono andate accumulando ed organizzando e riorganizzando nel corso del tempo in funzione delle esigenze della ricerca, ma anche in funzione della costruzione di un luogo che fosse esplicitamente dedicato agli studi sulla guerra. Io direi che possiamo sentire se c'è qualche domanda, se c'è qualche considerazione, grazie Francesco, se c'è qualche osservazione a proposito delle relazioni che abbiamo ascoltato. Francesco, prego. Che il Nenni, per quello che io posso ricordare, originariamente ha una formazione letteraria, quindi nasce come storico della letteratura, quindi con strumenti di analisi testuale caratteristici delle discipline filologico-letterarie. Successivamente, personalmente mi lasciano a volte non perplesso,
però deluso e con l'impressione di quella frammentarietà che lei sottolinea. Mi scusi, lei si riferisce per questa modalità di appropriazione dei testi letterari allo stesso Isnenghi o ad altri? No, io direi che Isnenghi ha una capacità plastica di raccontare questi fenomeni che deriva anche dalla sua formazione filologica, ma successivamente anche studiosi più giovani di Isnenghi non hanno, a mio parere, questa elasticità. Di qui l'impressione di frammentarietà. Dunque, guardi, intanto vorrei togliere di mezzo l'idea che io non apprezzi la storia culturale. Trovo che sia una storia parziale, però ciascuno ha diritto di fare la storia che vuole. Quello che non apprezzo è che si pensi che sia l'unica storia legittima e si sottovaluti l'altro tipo di storia e si facciano delle antologie o delle raccolte di saggi in cui si taglia fuori tutto il resto della storia. Ecco, questo mi sembra sia un'operazione ingiusta, soprattutto questo senza volere appunto per niente sottovalutare l'importanza della storia culturale come primo punto. Riguarda la frammentazione non riguarda solo la storia culturale, purtroppo riguarda un po' la storiografia in genere sulla Prima Guerra Mondiale, cioè negli ultimi tempi ci sono stati dei contributi interessanti ma molto, molto specifici, su temi specifici, e quindi si è un po' persa la visione d'insieme e soprattutto si è persa quella tensione critica che aveva rappresentato gli anni prima e che aveva un po' caratterizzato le diverse interpretazioni. Ormai si dà un po' per scontato un'interpretazione, se non patriottica, però diciamo così, largamente di guerra popolare. Insomma, il presidente Napolitano ha detto che era stata una guerra di popolo, l'ha detto lui, insomma, e ha un po' come sancito questo senso comune, tra l'altro richiamando il nome di un mio cugino, di un volume di mio cugino, io non dividevo le idee di mio cugino, ma insomma il nome è quello di mio cugino, cioè Giuliano Procacci, che era molto amico di Napolitano. Ecco, questa guerra fu una guerra condivisa, guerra di popolo, no? Una guerra di popolo, certamente lo fu, condivisa un po' meno. Ecco, però si è persa un po' questa tensione in questi studi un po' parcellizzati. Ora, per quanto riguarda però la frammentazione, io ho preso, siccome non potevo parlare di tutto, ho preso per esempio un libro curato da Isnenghi che è una serie di voci, tutte di 8 pagine. Pertanto era necessariamente frammentarizzata. Ecco, già intanto a me un'operazione del genere mi sembra molto strana, perché fare un argomento in 8 pagine, si scrive tutto e nulla, insomma, cioè più nulla che tutto, ecco, insomma, soprattutto. Tant'è vero, dico, la storia, tutta la società italiana ridotta in 8 pagine, mi pare un po' poco, insomma, durante la guerra. Ma poi l'operazione era sotto l'egida di Isnenghi, decisa da lui e voluta da lui, con questo spirito proprio di storia culturale, cioè storia delle rappresentazioni e non dei fatti. Del resto il suo primo libro sulla Prima Guerra Mondiale era Il mito della Grande Guerra, quindi c'era una linearità, diciamo, in lui di studio più della rappresentazione, fosse letteraria oppure anche genericamente, diciamo, appunto, rappresentazione mitologica della Grande Guerra. Rispetto a quello che lei dice, Isnenghi è un uomo di una finezza incredibile, secondo me, come lettorato e come studio della letteratura. I suoi primi libri, per esempio I giornali di trincea, ancora più del mito della guerra e guerra, è un libro di una intelligenza e di una finezza incredibile. Successivamente, io pur essendo amica di Isnenghi, ma insomma le nostre posizioni sono distanti e lo sappiamo l'uno e l'altro, tant'è vero, lui non mi ha voluto nel suo volume, appunto in questa miscellanea, diciamo, non mi ha voluto, e quindi successivamente si è ideologizzato, ha cominciato a scrivere La tragedia necessaria, il mito dei caduti all'8 settembre, ha cominciato un po' a fare un po' il vate. Nel momento in cui ha cominciato a fare il vate, secondo me un po' questa caratteristica, lui stesso, per questo lo chiedevo in lui o in altri, poi naturalmente gli epigoni certamente poi non migliorano la situazione, ma lui stesso secondo me ha perso un po' quella finezza che aveva nei primi volumi. Questi ultimi, tendendo un po' a fare da una parte il vate, un po' lo scienziato politico, un po' lo scrittore di tutto, la storia degli italiani, dalle origini, insomma. Ecco, allora a questo punto è diventato un po', ecco, secondo me, ha perso un po' quella nitidezza che aveva nei primi scritti.
vorrei chiedere alla professoressa Procacci qual è, se può dare qualche indicazione sul panorama attuale di ricerca sulle fonti giudiziarie. Ora io, al di là delle fonti che io non conosco direttamente perché non ho mai fatto ricerca su questo tipo di fonti, però a livello appunto bibliografico, dopo i lavori che hanno usato questo tipo di fonti, i fondi dell'ACS in particolare, volevo sapere quali sono i lavori anche che hanno più utilizzato i fondi degli archivi di Stato a livello quindi locale, più che per il problema della repressione del dissenso militare, il problema della repressione invece dei civili, appunto argomento che lei poi ha anche affrontato più volte. E poi invece volevo chiedere, sicuramente troverò questa informazione anche sul sito che ho visitato, però non mi ricordo questa cosa, per quanto riguarda proprio, esiste un archivio proprio del museo anche, mi sembra aver capito, e volevo sapere, così come indicazione più generale, per quanto è stato utilizzato per appunto ricostruire la storia e anche l'autorappresentazione che veniva data da, appunto da questo gruppo che ha voluto, che ha ispirato la vita del museo, e quindi anche le politiche celebrative che nel corso degli anni si sono succedute. Sì, tanto io faccio veloce, nel senso che le fonti giudiziarie sono fondamentalmente il Ministero di Grazia e Giustizia e i tribunali, tra cui il Tribunale Supremo Militare è quello che ha le carte più interessanti. Ora, Grazia e Giustizia ha un archivio, mi pare, ora sa, poi sono anni che non lo frequento, ma ha un suo inventario. Per cui qualcosa si ritrova, ora non le saprei dire se si ritrova a livello locale, però su internet lo trova. Per quanto riguarda il Tribunale Supremo Militare non c'è niente, c'è una schedatura cartacea approssimativa. Tanto per dirle, nel libro mio dei prigionieri spiegai io all'archivista come stavano certi processi, perché io l'avevo ricostruita attraverso un documento dietro l'altro e lei gli spiegai come certi processi funzionavano all'interno della giustizia militare. E c'è un archivio cartaceo, ovvero tante schedine messe insieme, quindi c'è poco, però è una fonte inesauribile. Poi ci sono un'altra cosa, ci sono alcuni tribunali locali, tribunali territoriali, locali o di guerra, se erano in zone di guerra, ad esempio c'è il Tribunale di Genova, alcuni ci sono, è del tutto casuale però, capisci? Alcuni ci sono, alcuni no, perché non c'era un obbligo di consegna, quindi qualcuno l'ha consegnato, altri hanno distrutto le carte, cioè non c'è stato mai una, anche ora del resto, non è che esiste un obbligo diretto, insomma chi crede distrugge le carte, si cerca di salvarle, l'archivio di Stato cerca di salvarle, ma non sempre riesce a farlo. Quindi molte sono disperse di queste carte. Quel che si trova è soprattutto però il Ministero Grazia e Giustizia. E naturalmente lì ci sono le province, quindi si va per provincia, come tutte le carte degli archivi. Sì. In effetti l'archivio storico del museo non è accessibile, ma non è ancora perfettamente ordinato, sono circa una settantina di faldoni. Noi consideriamo archivio storico tutte le carte prodotte tra, appunto, dalle origini, dall'inizio degli anni 20 fino al 1986, cioè fino alla fine di un certo tipo di direzione del museo. E sono state poco studiate alla fine, perché si è discusso più volte della possibilità di fare uno studio complessivo della politica del museo, delle sue collezioni, almeno fino alla fine del secondo conflitto mondiale. Gli studi più interessanti prodotti fino a questo momento sono studi parziali, scritti dal direttore Camillo Zadra e Fabrizio Lasera. C'è un saggio interessante sulle origini, appunto, sulle prime delle collezioni, sulla rivista Memoria e Ricerca. Adesso i dettagli non saprei darglieli, ma qualche anno fa in un numero monografico relativo ai musei,
E per quanto riguarda appunto la costruzione dei processi di costruzione e la nascita delle collezioni coloniali, ecco, c'è il volume curato da Camillo Zadra con Nicola Labanca, Africa in vetrina, dove pure ricostruita la storia di quella parte delle collezioni. Detto questo, poi c'è qualche pubblicazione, una tesi laurea che poi è diventata un volume, che però appunto si colloca in una storia, più in una storia istituzionale che non una riflessione anche sul piano culturale di quello che il museo ha rappresentato. E quindi niente, aspettiamo che questa storia venga fatta, venga scritta. Tra l'altro appunto nelle fonti scritte del museo non si possono trovare soltanto elementi sulla storia delle sue collezioni, appunto sulla sua politica culturale, ma anche di riflesso su tutta appunto la politica, tutto il processo di costruzione della memoria del primo conflitto mondiale nel primo dopoguerra. Quindi troverebbe dati sui pellegrinaggi e nei luoghi della guerra, quindi chi veniva al museo, poi veniva a visitare il Pasubio o le località limitrofe coinvolte nel conflitto. Ci sono carte relative ai rapporti con la Campana dei Caduti, documentazione abbastanza ampia con il Comitato Ossario di Casteldante, che è un cimitero militare che poi appunto negli anni 30 è stato trasformato in ossaria nel quadro appunto della monumentalistica fascista. Quindi insomma è tutto un fondo ancora da valorizzare in tutti i suoi tutti quegli aspetti che può offrire, ecco, insomma. Grazie. Qualche altra domanda? Bene, allora grazie molte, grazie ai nostri relatori in primo luogo, grazie a voi di essere intervenuti, e non abbiamo ancora un calendario con date precise, anche se abbiamo i temi e le persone, usando lo strumento della comunicazione di posta elettronica vi possiamo informare dei successivi appuntamenti. Intanto grazie molte, buonasera.